Una flessione di quasi tutte le tipologie di reato, meno 13% nel comune di Padova e meno 11% nella provincia. È questo il dato emerso dal bilancio 2015 diffuso in occasione della cerimonia per il 164° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è tenuta nella caserma della Celeri in via d'Acqua Pendente questa mattina. Stando al bilancio emerge che i furti sono diminuiti del 17% a Padova e del 14% in provincia, diminuite anche le rapine dell'8%, in calo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Aumentano, anche se di poco, le denunce di violenza sessuale che maturano sempre più in ambiente domestico. Particolarmente soddisfatti del risultato che abbiamo registrato, che in linea con il trend nazionale anche a Padova ha registrato una consistente diminuzione. Abbiamo registrato un lieve incremento delle violenze sessuali, ma probabilmente la maggior parte di queste si sono purtroppo verificate in ambito domestico. È comunque un dato sul quale operiamo con grande impegno perché abbiamo un nucleo di agenti prevalentemente di sesso femminile che operano in maniera molto capace in questo settore molto delicato. Alla festa della polizia oggi sono stati premiati numerosi agenti e un pensiero speciale è andato all'ispettore Rosario Sanarico, sub della polizia morto mentre stava cercando il corpo di Isabella Noventa tra Brenta e Piovego, al quale è stata consegnata ieri la medaglia d'oro al valore civile.